Parlando di un virus che attacca soprattutto il sistema genitale, tutti gli organi genitali, ha una trasmissione sessuale ed è la causa principale di una serie di tumori maligni dell'utero, della cervice, del pene, della mucosa orale, dell'ano, quindi di tutte quelle zone che vengono in qualche modo in contatto diretto con il virus. Quindi la prima cosa è la conoscenza. La consapevolezza, il proteggersi, quindi la malattia da papillomavirus è una malattia a trasmissione sessuale. Il vaccino che oggi è disponibile e che va fatto a ragazzi giovani prima che cominci il primo contatto sessuale, naturalmente, quindi prima che ci possa essere il contatto diretto con il virus. Per chi come me fa parte di una generazione post vaccino del papillomavirus, dobbiamo sapere che è un'infezione che possiamo aver contratto e che si scopre attraverso analisi sia durante il pap test che analisi della mucosa. È possibile quindi fare terapie poi in loco per distruggere la presenza del virus.